Da ieri mattina l'Istituto di Istruzione Superiore Marconi di Siderno può vantare un nuovo laboratorio di topografie. Dedicato alla sezione geometri dell'istituto e avviato con fondi FERS Por Calabria nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei destinati a scoraggiare l'abbandono scolastico dei ragazzi. Dotato di sofisticate apparecchiature e di tecnologie di precisione, il laboratorio di topografia offrirà agli alunni un nuovo strumento che consentirà loro di maturare competenze professionali e all'avanguardia. Abilità che permetteranno ai giovani allievi di entrare con maggiore facilità nel mondo del lavoro. Gli strumenti che noi adesso faremo vedere sono il laser scanner che ci consente di scannerizzare e fare rilievi in 3D. I rilievi che si possono fare sia all'interno che all'esterno e si può rilevare qualunque, diciamo, situazione ambientale, monumenti di qualunque genere. E ci restituiscono, questi rilievi ci restituisce un elaborato tridimensionale come se fosse una fotografia. Inoltre abbiamo un altro strumento, il Nova, che ci consente di fare un rilievo topografico ad altissima precisione, che è dotato anche di GPS, e abbiamo due, diciamo, sistemi satellitari che possono essere collegati tra di loro in modo tale da fare da ponte e da rover. Questa strumentazione è all'avanguardia, in Calabria forse non ce l'ha nessuno, e noi ci augureremo proprio che questo laboratorio dia un impulso, diciamo, al nostro istituto e faccia proprio capire all'utenza che noi cerchiamo di mantenere, diciamo, di mantenerci aggiornati e di essere ai tempi e di dare ai ragazzi una formazione adeguata sia al presente che al futuro. Vi ricordo che questa strumentazione è proprio all'avanguardia. Durante la conferenza di presentazione svoltasi ieri mattina nei locali dell'Aula Magna della Scuola Marconi, suggestivo è stato il momento in cui il dirigente tecnico della Geosystem SPA, azienda che ha fornito delle apparecchiature all'istituto, ha effettuato una dimostrazione delle potenzialità degli strumenti. Ad impressionare i presenti, soprattutto le immagini tridimensionali dei rilievi realizzati a Siderno Superiore. L'inaugurazione di questo laboratorio di topografia riguarda la sezione geometra. Si tratta di un'inaugurazione importante perché va a rappresentare, diciamo, a livello tecnologico, a livello digitale, un qualcosa di importante per quanto riguarda sia il nostro territorio sia appunto la sezione geometri. La scuola sappiamo che deve istruire i ragazzi non solo sotto l'aspetto didattico educativo, ma soprattutto li deve educare alla cittadinanza attiva e alle competenze chiave, soprattutto intese sotto forma di conoscenza, abilità e attitudini adeguate ad un contesto essenziali che ogni individuo deve riuscire a realizzarsi in base a queste competenze che sono basate sulla conoscenza e che deve riuscire ad andare ad utilizzare in ogni contesto. Quindi noi oggi non è che dobbiamo solo istruire i ragazzi, ma anche educare la cittadinanza attiva alla partecipazione, e non soltanto territoriale, ma o territoriale, e cercare di fare anche dei cittadini e dei buoni cittadini europei. E appunto questo, diciamo, laboratorio rientra nell'asse 1, obiettivo B, dei fondi strutturali europei, laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave. E appunto questo laboratorio va ad arricchire l'offerta formativa della nostra scuola, dando strumenti e mezzi, diciamo, a questi ragazzi per apprendere anche sul campo, perché la scuola oggi non si può limitare soltanto alla solita lezione, diciamo, frontale che si svolgeva prima, ma deve anche coniugare la teoria alla pratica con esperienze sul campo, esperienze sul mondo del lavoro. E questo, diciamo, nuovo laboratorio consentirà appunto ai ragazzi di fare esercitazioni pratiche che poi saranno completate anche sui cantieri, anche con delle rilevazioni pratiche, magari con l'alternanza scuola-lavoro, che siamo collegati magari con delle aziende, e consentiranno loro di avere un'esperienza adeguata, un bagaglio culturale tale che gli consente di andare ad applicare queste conoscenze anche nel mondo del lavoro.